passato 28-91, deve andare a recuperare Ed Moses, e avanti ancora lui, cuffia bianca per Ed Moses, cuffia grigio chiara per Domenico, che parte nel rush finale e sono gli ultimi 20 metri più importanti della sua carriera. Lo sta battendo, è davanti Ed Moses, è un testa a testa fra l'americano e Domenico più avanti. Vai Domenico, è avanti, Domenico. È medaglia d'oro! Sì! È il primo oro della storia del nuoto in un'Olimpiade. Grande Domenico, record italiano, terza prestazione di tutti i tempi, ma soprattutto vittoria olimpica, dove non era mai arrivato nessuno degli azzurri. E che gara, tre uomini sotto l'1-1. Li ha messi tutti in riga, si è accorciato la seconda vasca, si è accorciato, ma è riuscito a tenere il ritmo, ci ha creduto fino alla fine, ha messo le dita davanti. Grande vittoria di Domenico, grande ancora. Da oro olimpico, da primato del mondo. Allora olimpico è arrivato, primato del mondo. E non potevamo che iniziare così questo momento della nostra trasmissione qui a Mattina Live nel presentarvi il primo storico oro olimpico italiano nel nuoto, conquistato a Sydney 2000 da Domenico Fioravanti, il primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri di rana in un'edizione di giochi olimpici davvero indimenticabile. Tra l'altro con Domenico Fioravanti parte l'età dell'oro del nuoto italiano e con lui c'è tanto, ma davvero tanto da imparare. Ben trovato Domenico, grazie per essere qui con noi a Mattina Live. Buongiorno a tutti, grazie per il collegamento. Scusate, anzi, della magari qualità video, ma sono in macchina, mi sto spostando per lavoro, quindi... Grazie a te Domenico, noi abbiamo avuto modo, ecco, in questa apertura di programma di poter fare un tuffo nel passato, tanta l'emozione delle immagini che saranno state viste milioni ma stramilioni di volte, che oramai diventano, che entrano di diritto nella storia dello sport italiano, ma naturalmente mi viene da chiederti che effetto ti fa, quale emozione provi a distanza di 21 anni dalle immagini che abbiamo poc'anzi visto. Insomma, l'emozione è sempre tanta, perché comunque rivedere un pezzo di storia del nuoto italiano fa sempre piacere, e soprattutto mi inorgoglisce, perché comunque sono stato insieme ad altri ragazzi della squadra, Massimiliano Rosolino, Davide Rummolo, che comunque hanno conquistato anche loro delle medaglie e siamo stati, diciamo, gli artefici di questo cambiamento sportivo, e quindi perlomeno nel nostro sport, e quindi sono molto contento di questo. Ci racconti un po' quel giorno, come è stato vissuto da te? Quali sono i momenti che maggiormente ricordi, che puoi raccontarci? Ma sai, la mia è stata l'unica Olimpiade che ho fatto, quindi non ho avuto la fortuna di partecipare ad altre, quindi per me quella di Sydney è stata ovviamente fantastica. Sai, tu entri in un villaggio olimpico con 16.000 atleti provenienti da tutto il mondo, e l'emozione è tantissima, perché poi hai a che fare con altri grandissimi dello sport. Quindi la cosa più strana è che dopo aver vinto la prima medaglia nei 100 rana, andando poi in mensa insieme alla squadra per cenare, insomma, mi sono reso conto di essere uno dei tanti, perché comunque lì c'erano tantissimi campioni olimpici, quindi non eravamo altro che una grande famiglia. E sì, dopo purtroppo, e lo hai ricordato anche tu Domenico, non hai avuto l'occasione di poterne partecipare ad altri, perché hai avuto un problema cardiaco che purtroppo ti ha costretto al ritiro a ridosso di Atene 2004. Come sei riuscito a superare un momento comunque così difficile? Beh sì, come giustamente detto da te, è stato un momento molto particolare sia della mia vita che della mia carriera, perché comunque interromperla a 6 mesi dai giochi di Atene non è stato per niente facile. Devo essere sincero, c'è stato molto sconforto, e ti posso dire con assoluta sincerità che sono stati mesi difficili. Poi, come spesso accade quando hai una famiglia solida, dei genitori comunque che sanno ascoltarti, sanno starti vicino, e con l'aiuto anche di pochi amici sono riuscito poi a superare questo momento, che per uno sportivo comunque è abbastanza drammatico.
Però c'è anche un altro aspetto che a noi piace anche valorizzare e mettere in evidenza, Domenico, perché comunque tu sei stato, hai fatto da apripista alla Golden Age del nuoto italiano insieme a Massimiliano Rosolino. Quando assumi questa consapevolezza, qual è l'effetto che ti fa? Beh, ti senti molto orgoglioso, ti inorgoglisce parecchio, perché comunque il nuoto fino a prima di Sydney non aveva mai avuto il nuoto italiano una medaglia d'oro, e quindi insomma essere stato il primo a vincerne due, poi con Massimiliano in tre a vincere un oro che non era mai successo nella storia olimpica, cavoli, è una cosa più unica che rara. Ricordiamo, diciamo, anche che la Pellegrini, tra l'altro, ecco, riuscire ad ispirare un'intera generazione, no? Diventa poi comunque un qualcosa che ci fa star bene, come dicevi giustamente tu, ci inorgoglisce, ma ti permette anche a questo punto di poter veicolare un messaggio a tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso del nuoto, che comunque è molto difficile ed è sinonimo di grandi sacrifici. Ma guarda, il consiglio che mi sento di dare un po' alle nuove generazioni è quello di non abbattersi mai e di credere sempre in quello che si fa e di credere nei propri sogni. Così facendo si può ottenere sicuramente qualcosa di importante. Poi è chiaro, non tutti potranno mai essere campioni olimpici, però credo che la cosa fondamentale sia quella di cercare i propri limiti. Ascolta Domenico, a proposito di nuove generazioni, noi siamo reduci appunto da Tokyo, laddove l'Italia ha fatto proprio cernita, no? Ricchezza di grandi medaglie, sebbene ci sia l'assenza di un oro. Un movimento in grandissima crescita, quello che siamo riusciti comunque a cogliere, no? Dallo scorso Tokyo, si possono secondo te raccogliere i frutti comunque di un lavoro duro, ma soprattutto la bellezza dello sport, nel preciso del nuoto, che può insegnare tanto ai giovani? Sì, lo sport in generale può insegnare tanto ai giovani, nello specifico il nostro è anche uno sport molto completo, quindi ti permette di utilizzare tutti i propri muscoli, quindi è uno sport che ti dà anche un benessere psicofisico non indifferente. Da 20 anni a questa parte riusciamo sempre a portare a casa diverse medaglie. Quest'anno a Tokyo purtroppo è mancato l'oro, però comunque è stato un bel bottino. Quindi credo che la squadra sia forte, sia giovane, e credo che debba crescere ancora un pochino, però la cosa più importante e fondamentale è che ci sia sempre un ricambio generazionale, che è quello che poi ti permette. Deve crescere ancora un pochino, dove può ancora crescere il nuoto italiano, ma soprattutto se tu sei riuscito a scorgere un nuovo Domenico Fioravanti? Ma no, sai, ogni atleta sarebbe riduttivo affiancarlo magari al nuovo Fioravanti, al nuovo Rosolino, alla nuova Pellegrini. Ogni atleta è se stesso. Io vedo che ci sono tanti giovani, tra cui Nicolo Martinenghi, Alessandro Miressi. C'è una squadra molto, molto giovane e deve crescere, nel senso che deve avere un po' più di esperienza. E quindi credo che la cosa fondamentale sia appunto quella di lavorare sodo, di avere pazienza e di continuare così come stanno continuando. Continuare a lavorare, perché poi comunque i frutti arrivano. Esatto, la verità è questa. Non sei nuovo nel mondo nella televisione, proprio nel periodo di Tokyo sei stato molto ambito, no? Molto molto apprezzato sulla Rai, grazie, perché ti abbiamo visto protagonista nel Circolo degli Anelli, un successo incredibile, la presenza anche di Yuri Keke, che è fatto da Mattatore. Vi aspettavate un successo così incredibile? Sinceramente no, è stata una trasmissione davvero una rivelazione per quanto mi riguarda, perché anche parlando poi con gli altri membri del gruppo non aspettavamo un risultato così eclatante. Nel mio piccolo io dovevo rimanere solo la settimana del nuoto, ma poi Alessandra, insomma la presentatrice, ha insistito molto, perché comunque era una formula che ha funzionato, c'era un bel clima, c'era molta amicizia anche tra noi, ma naturale, niente era stato costruito, quindi si era creata una bella alchimia.
e mi fa piacere perché comunque essendo l'ultima trasmissione poi che andavi in onda su Rai 2 che trattava le Olimpiadi non è stato semplice. Tra l'altro ecco, una bella esperienza, però bisognerà attendere altri 3 anni se non erro, Domenico, per poter rivedere esatto. Un nuovo Circolo degli Anelli, ma secondo te non sarebbe più bello, ecco, sempre per aiutare anche le nuove generazioni a vedere lo sport commentato, no, in TV, però con leggerezza e sicuramente con grande competenza? Sì, diciamo che la formula era proprio questa, snocciolare un po' i vari risultati sportivi che erano già stati trattati più e più volte, con un po' di ironia, un po' di allegria, un po' di leggerezza, come hai detto giustamente tu, e penso che trattare lo sport in questa maniera sia la formula vincente. Quali sono i progetti prossimi di Domenico Fioravanti? Ma io porto avanti come sempre la mia azienda di costumi, è un'azienda insieme ad altri 2 ex nuotatori, ci occupiamo appunto di materiale sportivo per il nuoto e sto portando avanti attualmente anche l'International Swimming League, che è una lega parallela al circuito classico della FINA, e quindi rimango sempre al 100% in questo mondo fantastico che tanto mi ha dato, e spero di poter restituire al nuoto una piccola parte di quello che ho ricevuto. Ascolta Domenico, come ultima domanda, in realtà l'abbiamo surfata anche un po' prima, no? Il messaggio che possiamo trasmettere ai giovani che in questo momento ci ascoltano e che sono appassionati dello sport in generale. Siamo da poco usciti, in realtà non siamo ancora del tutto usciti dalla pandemia, però si sta ripartendo. Fra questo naturalmente anche lo sport riparte. Come aiutare i giovani a riprendere quello che comunque è l'aspetto tecnico, anche l'aspetto fisico dopo un periodo di stop forzato piuttosto lungo? Beh, purtroppo questi 2 anni di pandemia, questi quasi 2 anni di pandemia non hanno aiutato, hanno messo in crisi oltre che tutto il paese anche comunque i giovani che rappresentano il futuro dello sport, di qualsiasi sport, quindi oggi sperare di poter ripartire non dico al 100%, ma anche a un 70% sarebbe fondamentale per permettere anche ai più giovani, che magari sono quelli che hanno sofferto di più l'aspetto sportivo, il fatto di non poter allenarsi, quindi magari mangiando male, appesantendosi un po' troppo. Credo che ripartire con serenità sia davvero molto importante. E lo sport, ovviamente, abbiamo visto purtroppo quanto sia fondamentale nella crescita anche dei giovani, e spero sinceramente che questo periodo negativo possa essere messo alle spalle e possa permettere appunto alle nuove generazioni che ci rappresenteranno in futuro di riprendere ciò che amano fare. Esattamente, parole giuste, parole esatte. Noi ti ringraziamo Domenico per essere stato con noi, sappiamo che sei iperimpegnato e ad maiora semper. Grazie a Domenico Fioravanti, a primo atleta a vincere la combinata 100 e 200 metri rana, ma soprattutto il primo storico oro italiano olimpico nel nuoto. Grazie Domenico, complimentissimi, grazie, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, grazie altrettanto. E noi invece con Mattina Live ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, tanti altri ospiti, tanti argomenti, restate con noi. Pubblicità.